PSE, del Partito Socialismo Europeo, Gianni Pittella, poi ho incontrato Federica Moserini, che sapete era in segreteria con me da pochi giorni, dopo essere stata ministro, è diventata vicepresidente della Commissione Europea e in particolare alto commissario alle politiche della difesa e politica estera, uno dei ruoli credo più rilevanti che ci sono in Europa. Devo dire, lo dico con orgoglio, una ragazza di poco più di 40 anni che diventa la rappresentante italiana della Commissione, io credo di anche l'idea di come il Partito Democratico ha saputo anche rompere qualche tabù e aprirsi di più anche all'innovazione della società. E conoscendo Federica non abbiamo dubbi che farà bene. Poi ho incontrato i parlamentari europei, ho fatto l'iniziativa al PD di Bruxelles, tra l'altro forse non lo sapete, ma segretario del PD del Belgio è Lanfranco Fanti, che è il figlio del primo grande presidente della regione Emilia Romagna nel 70 e qui. Sono stato a Bruxelles, qualcuno mi ha detto ma rischi di perdere una giornata e mezza in campagna elettorale. In realtà io credo il contrario. Sempre più una regione come la nostra deve essere una regione europea, deve stare laddove tante decisioni vengono prese, deve stare laddove ci sono investimenti che possono aiutare e servire per il riferimento che il sindaco faceva al vero grande obiettivo, in parte il problema che abbiamo, che si chiama lavoro. Siamo in una regione dove, chi ha qualche anno più di me lo sa, dal dopoguerra in poi ogni generazione che si susseguiva sapeva che avrebbe lasciato i propri figli e i propri nipoti un mondo nel quale il lavoro era l'ultimo dei problemi, se lo perdevi l'imbarazzo era quale scegliere tra ciò che ti veniva offerto o trovavi, lavoro che sarebbe stato perfino meno faticoso e si guadagnava anche qualcosa in più, e poi chi voleva studiare si sarebbe istruito più dei propri genitori. Adesso anche in Emilia Romagna ci sono in questo momento 112.000 ragazzi e ragazze che non stanno tra i 15 e i 24 anni né studiando né lavorando. Se ce l'avessero detto qualche anno fa avremmo pensato a uno scherzo o una barzelletta. Purtroppo è la realtà, seppur questa è una regione che sta reagendo meglio di altre nella crisi per il suo tessuto economico e sociale, per le condizioni che sono state create in questi decenni di buon governo. Sappiate che in Europa c'è una parolina che si chiama fondi europei, fondi strutturali. La regione Emilia Romagna è tra quelle che ne ha spesi di più e meglio in questi anni, ma soprattutto abbiamo già votato in consiglio regionale prima delle dimissioni di Vasco la roadmap che dice che nei prossimi 6 anni, diciamo sempre del 2014-2020, il presidente della regione sarà insediato a fine anno, noi potremo accedere fino a 2,5 miliardi di fondi europei, una cifra record, distribuiti per metà in agricoltura, agroindustria e agroalimentare, uno dei comparti delle filiere in cui si sta creando nuova occupazione. Ho visitato tantissime imprese che fanno riferimento al tema del cibo, della frutta, del vino, delle colture, eccetera, e lì noi possiamo investire parecchio e essere, come dire, protagonisti di una stagione in cui l'agricoltura torna a creare lavoro, ma anche i nostri cibi diventano nel mondo qualcosa che il Made in Italy è capace di esportare. Lo dico perché noi abbiamo un problema drammatico, dopo ne parlerà sicuramente Deborah anche sulle scelte del governo, che peraltro io condivido nella legge di stabilità, ma noi abbiamo il problema della recessione del blocco di consumi interni, che credo anche lei viva nella sua regione, cioè in Italia la gente ha pochi soldi da spendere e chi vende soltanto in Italia i propri prodotti nel crollo dei consumi fa fatica. Sappiate però che l'altro giorno sono usciti i dati dell'export, il giornale ha intitolato Emilia Romagna locomotiva del paese, perché semestre su semestre c'è quasi un 6% in più per chi esporta in Europa e nel mondo. Noi abbiamo imprese che fanno prodotti talmente di qualità che, siccome la globalizzazione spaventa da un lato, ma dall'altro ha un aspetto positivo, che è che ci sono circa 600 milioni di persone in più rispetto a 15 anni fa che hanno soldi in tasca da spendere nel mondo. E sappiate che questi cercano Made in Italy, cercano prodotti italiani, dalla moda al cibo, al manifatturiero, a quello che noi possiamo vendere come turismo attraendo 1 milione di persone. Noi se investiamo in settori produttivi che possono far stare le nostre imprese sui mercati europei e mondiali, noi creeremo nuova occupazione come sta accadendo. Sto girando imprese, alcune sono in drammatica difficoltà, siamo stati l'altra sera con Raffaele Donini dare solidarietà ai 200 lavoratori della Taita che rischiano di perdere il lavoro, c'è qualche notizia
meno negativa del previsto, perché la regione ha già attivato il tavolo, si sta lavorando per vedere come salvaguardare gran parte di quelli occupati, insomma, e lì trovi persone che guardandone negli occhi ti viene anche il magone, perché è gente che da un giorno all'altro potrebbe trovarsi senza lavoro. È pur vero però che sto girando anche imprese che stanno creando posti di lavoro, e hanno fatto vedere i fatturati che crescono, sono quelle che sono state capaci di stare sui mercati anche esteri. Sappiate che lì noi abbiamo bisogno di accompagnare quelle imprese ad aggregarsi, perché il piccolo e bello non vale più, non vale più per le imprese, non vale più per i comuni, dopo diremo qualcosa rispetto al riferimento che facevi, e devo dirvi che le imprese che stanno reagendo meglio sono quelle che in questi anni hanno investito tanti soldi nell'innovazione e nella ricerca. Magari non hanno comprato la Ferrari al figlio, poi se anche le Ferrari vendono bene, perché è un mercato anche quello che ci serve per creare occupazione, ma per dire che coloro che hanno guardato nella crisi a tirare la cinghia ma a investire per produrre meglio sono quelle che ce la stanno facendo. Tenete conto che di quei 2 miliardi e mezzo di fondi strutturali europei, circa 500 milioni di euro sarebbero investiti sulla ricerca e l'innovazione. E noi dobbiamo aiutare le imprese e i territori a fare progettazione europea, che sia progettazione europea di qualità che possa accedere a quelle riforme. Oltre a quegli investimenti abbiamo previsto anche altri progetti che riguardano il risanamento del Po, progetti sulla dorsale adriatico-ionica. Nell'Adriatico vicino qui noi abbiamo economie che vanno dalla pesca alla balneabilità, cioè al turismo, alla portualità. Il porto di Ravenna, Deborah lo conosce, la responsabile di infrastrutture, il terzo porto italiano, sta crescendo, abbiamo bisogno di sbarcare di 3 metri fondali per far entrare navi che portino a raddoppiare lo stoccaggio di container e merci, insomma anche lì per una crescita volano di un territorio che ha bisogno di investire su se stesso. E allora ieri in Europa abbiamo già cominciato a prendere i contatti, se dovesse essere che io sia il 24 novembre presidente di questa regione, perché vogliamo sempre più avere peso e contare nelle decisioni che in Europa verranno prese, e per contare e avere peso devi relazionarti, avere dei rapporti, fare valere anche un territorio come il nostro che può perfino aiutare il paese e l'Europa a tornare a una dimensione di crescita. Io il lavoro l'ho messo al primo posto nel programma. Noi abbiamo bisogno di tornare tra qualche anno alla piena occupazione, deve essere la nostra ossessione, come dico sempre, ovunque vado, ogni notte prima di addormentarci dovremo chiederci se saremmo stati capaci di creare almeno un posto di lavoro in più rispetto al giorno prima. Lo dobbiamo fare muovendo tutte le risorse possibili a cui attingere, lo dovremo fare aiutando le imprese a stare insieme e ad aggregarsi, come dicevo prima, per competere sui mercati. Lo dovremo fare attraendo investimenti. Noi abbiamo fatto una legge sull'attrattività poche settimane prima che la legislatura chiudesse. È una legge importante perché permette incentivi a coloro che vogliono venire in Italia, in particolare in questa regione, ad investire. Voi sapete che l'Italia è uno dei paesi che ha più problemi ad attrarre investimenti per i ritardi con cui questo paese non ha mai fatto le riforme, da quella della giustizia, alle infrastrutture, eccetera, eccetera. Ci abbiamo messo una legge che incentiva chi vuole venire qui. Non a caso la Philip Morris, come veniva ricordato, fa qui la prima fabbrica al mondo di un nuovo prodotto a basso rischio per la salute, che creerà 600 nuovi posti di lavoro e 500 milioni di euro di investimenti. Abbiamo altre esperienze di imprese straniere che stanno investendo, o alcune che si stanno informando per venire a creare lavoro da queste parti. Dovremo fare l'autostrada Cispadana, il governo l'ha inserita nei progetti di interesse nazionale, perché quell'autostrada diventerà competitiva nella zona del terremoto, dove sapete 2 anni e mezzo fa successero vere e proprie tragedie con la perdita di oltre 20 persone e decine di migliaia di campagnoni crollati oltre ad abitazioni, ma un territorio che sta reagendo come sanno fare gli emiliano-romagnoli, rimboccandosi le maniche, gli imprenditori insieme ai loro operai, le istituzioni e i sindaci sempre vicino a coloro che lavorano e che producono, e un territorio che sta già reagendo alla crisi con imprese alcune che perfino stanno producendo più di quello che producevano prima. Però la regione, grazie al lavoro che i governi da Monti a Letta a Renzi hanno fatto, non a caso avete visto con Renzi siamo partiti da midollo con la campagna elettorale, non abbiamo cercato una passerella elettorale, siamo andati in un capannone, quelli crollati la notte del 20 maggio, dove la produzione è già ripartita. Deborah è venuta più volte in quei luoghi, sia quando avevamo bisogno di aiuti, di accendere i fari dell'attenzione nazionale,
6 miliardi di euro ci sono già per coprire al 100% i danni alle famiglie, alle abitazioni, alle imprese. Abbiamo bisogno di velocizzare e sburocratizzare un po' affinché le procedure vadano avanti. C'è ancora molto da fare, ma molto si è fatto. L'autostrada Cispadana serve perché molte imprese non hanno delocalizzato in attesa di avere quell'infrastruttura che permetterà competitività territoriale e che se dopo attraverso la Ferrara Mare fino ai Lidi Ferraresi avremo un'autostrada unica che da i Lidi e dalla costa arriva alla Brenta e va in Europa, a proposito di come attrarre anche turismo per una regione che deve imparare a vendersi da Piacenza a Rimini tutta insieme e non più per parti separate. Ho incontrato l'altro giorno a Parma l'associazione dei 24 castelli di Parma e di Piacenza, c'erano i proprietari, molti privati, qualche castello è pubblico, ma sono quasi tutti privati. Mi hanno detto il numero di visitatori paganti che hanno fatto l'anno scorso e io pensavo scherzassero, sapete quanti? 500.000 di persone. Se uno dice Parma Piacenza non penserebbe al turismo, diciamoci la verità. 500.000 di persone che dall'Europa e dall'Italia si sono andate a visitare questi castelli, e gente che cerca però buona cucina, belli ambienti, di potersi spostare velocemente. Insomma, noi possiamo da Rimini a Piacenza presentare una regione che nel campo dell'agroalimentare, dei prodotti da mangiare, del cibo, nel mare, nell'Appennino, nei borghi antichi e nelle città d'arte, nei musei, nel wellness, nella musica. Abbiamo eccellenze che forse messe insieme pochi altri hanno. Dobbiamo vendere l'Emilia Romagna, io dico come brand, Emilia Romagna. Questo deve essere il brand del mondo, sapendo che il governo sta andando avanti sulla riforma del titolo quinto, che io condivido, per cui la promozione del turismo all'estero non se la fanno più le regioni da sole. Era uno spreco. Noi abbiamo bisogno dell'Italia che attiri milioni di visitatori verso questo paese, e a quel punto le regioni, se sono capaci, attrarranno anche loro. Tra poche settimane, tra pochi mesi, inaugura l'Expo a Milano, il 1° di maggio, il titolo è il cibo, è a pochi chilometri da casa nostra. Noi oggi abbiamo 3 stazioni di alta velocità, a Reggio la Emilia Padana, a Bologna quella sotterranea, a Rimini da un anno perfino una stazione che arriva con i treni della velocità nella costa, abbiamo gli aeroporti, abbiamo tutte le condizioni per attrarre le persone che possano muoversi velocemente per venire, mentre sono a Milano, parlando di 5 milioni, a venire a vedere le nostre eccellenze, i nostri musei, a mangiare e a stare bene. Oltre al turismo c'è il terzo settore, che è un campo di crescita di lavoro. Ho incontrato il forum del terzo settore, che raggruppa tutte le associazioni di volontariato, quelle del privato sociale, quella della cooperazione sociale, e lì c'è una filiera di nuova occupazione che si può creare, soprattutto nella cura alle persone. Si vive molto più a lungo, l'aspettativa di vita oggi in Italia è 85 anni per le donne e 81 per gli uomini. Quando ero bambino morì mio nonno a 60 anni, si diceva le veci, e quindi vivendo più a lungo vuol dire che la medicina funziona, la sanità funziona, ma sappiamo che i problemi possono capitare in ogni famiglia, e per aiutare quelle persone che magari vivendo più a lungo possono avere una condizione di difficoltà, noi abbiamo bisogno di implementare i servizi che vengono offerti. Il pubblico da solo non ce la fa, il pubblico può decidere di controllare di più e gestire di meno, e chiedere al privato sociale, alla cooperazione sociale, al terzo settore, di dare una mano nell'estensione dei servizi, per darne di più e per avere anche più persone che possano essere occupate. Questa è una regione invece dal punto di vista del volontariato, che è davvero una regione in cui il volontariato, l'italiano, perdere qualche ora della propria giornata, del proprio tempo a disposizione per gli altri è un valore. E noi su questo vogliamo investire, perché è un fatto sociale importantissimo, soprattutto e ancora di più negli anni della crisi, in cui qualcuno in più di prima sta peggio. Io penso che allora in queste filiere produttive che ho descritto, insieme alla manifattura, il manifatturiero, che deve però incrociare le mani degli artigiani con gli investimenti nella ricerca, nelle nuove scienze, nelle nuove tecnologie, noi possiamo nei prossimi anni, sperando che il paese riparta, senza il quale anche noi faremo fatica, ma io faccio che il governo Renzi ce la farà, noi possiamo essere una regione che nei prossimi anni torna a mettere il segno più davanti ai posti di lavoro. La seconda cosa, dobbiamo garantire buoni servizi per l'infanzia, per le persone anziane, per i disabili. Sappiate che noi non toglieremo un euro al 500.000 di euro che quando il governo Berlusconi lo azzerò, la regione Emilia Romagna in questi anni ha deciso di mettere sul fondo sociale per un'autosufficienza.
Se c'è da tagliare, tagliamo da altre parti. Io non dormirei la notte pensando che un bambino o un anziano in carrozzina abbia avuto un servizio mancante perché abbiamo deciso di tagliare qui. Lo garantiamo, è già previsto nel bilancio anche che voteremo provvisorio lunedì prossimo in Consiglio regionale, e il governo che veniva insultato perché sembrava avesse tagliato ha invece messo addirittura più fondi. Ricordatevi sempre che Berlusconi azzerò quel fondo, cioè lo portò a zero. Sulla sanità abbiamo la migliore probabilmente sanità tra le migliori d'Italia e d'Europa, però anche lì si può migliorare. Avete visto che in queste settimane ho condotto una battaglia e la Regione è intervenuta mettendo 200 milioni di euro che erano stati risparmiati, quindi li ha prodotti, perché se non venivano investiti, ho visto alcune polemiche invece, hanno detto mancia elettorale. Sappiate che se quei 200 milioni non venivano investiti, erano soldi che tornavano a Roma, perché finisce la legislatura. Sono stati investiti in due capitoli, sentite un po'. Verranno stabilizzati 1.000 lavoratori precari, più di 1.000. Cioè più di 1.000 lavoratori che erano precari avranno contratti a tempo indeterminato. Io credo sia giusto, o no. Secondo, sono stati messi soldi in un versante che noi come PD da mesi dicevamo. La sanità funziona, ma abbiamo un problema. Liste troppo lunghe di attesa per alcune prestazioni sanitarie. E noi abbiamo proposto che possano essere aperti quegli uffici, quegli studi, quei laboratori anche il sabato e la domenica. Mi chiedevano, saranno d'accordo i professionisti? Io dicevo, penso di sì, sono sicuro che saranno d'accordo i cittadini, perché è una delle cose che dobbiamo migliorare e io credo che ci riusciremo anche in quell'impegno. Terza cosa, l'ambiente, vogliamo curare sempre più l'ambiente, infatti in queste ore continua a dimostrare che negli anni si è costruito troppo, aperte troppe ferite. Noi vogliamo arrivare a un consumo di suolo pari a zero, cioè se devi costruire lo fai dove c'è da riqualificare, rigenerare tessuto urbano, da modificare in qualche caso anche da battere e ricostruire. Fatte salve le infrastrutture già decise dai territori, noi cambieremo la legge urbanistica e lavoreremo per città non più grandi ma più belle. Quarto e ultimo punto, perché non voglio tediare, voglio lasciare parlare da ora. La sfida per combattere la burocrazia. Tutti gli imprenditori che incontro mi dicono la stessa cosa. Se ci togliete la tassa più odiosa che paghiamo, che si chiama burocrazia, saremo grati. Sappiamo che farete fatica ad abbassare le tasse regionali, d'altra parte, se il governo procede col taglio dell'IRAP, arriva già un bel segnale verso le imprese di questo paese. La burocrazia vuole essere il nostro impegno per abbattere la burocrazia, cioè avere una legge in meno piuttosto che una legge in più, qualche comma in meno piuttosto che qualche comma in più, qualche ufficio in meno in cui andare a fare la fila piuttosto che qualche ufficio in più, qualche posizione di dirigente in meno piuttosto che qualche posizione in più. In questo ci possono aiutare il lavoro che fanno i comuni, però. Superate 110 province che poi verranno abolite se va avanti la riforma costituzionale. Tra regioni e comuni non può essere che 340 sindaci vengano a bussare alla porta del presidente. Quindi noi dobbiamo aggregare in aree vaste le province, ma soprattutto dobbiamo incentivare la gestione associata dei servizi delle unioni, dei comuni. Come si sta facendo e come si dovrà fare. Il 90% dei comuni in questa regione associati all'unione dovremo fare il 100%. Però, e ho finito, bisogna anche fare le fusioni. È stata fatta la fusione di Valsamoggia, un comune di 5 comuni che è diventato uno. Quel comune avrà 9 milioni di euro nei prossimi 15 anni con incentivo regionale e per 3 anni non rispetterà il patto di stabilità. Ora spero che Fassino con l'ANCI, come noi chiediamo da tempo, anche Debra, convinca il governo, ma l'ha annunciato Renzi qualche settimana fa, a diminuire, a liberare il 70% del patto di stabilità. Sarebbero milioni di euro che ogni sindaco ha da spendere nel proprio territorio, perché sono le vostre tasse. In ogni caso io spero e mi batterò perché soprattutto i comuni piccoli accettino la sfida della fusione, perché da soli non riescono a fare investimenti, hanno poco personale, se si mettono insieme possono produrre. Io non vi prometto il paradiso, non vi prometto la regione più bella del mondo, ognuno ha i suoi problemi, anche il posto migliore. Vi prometto però una sfida per una regione che possa essere una regione nella quale andare orgogliosa di crescere i nostri figli e i nostri nipoti. Pochi sanno che si vota è vero perché votiamo da soli, capitò credo anche a Deborah in Friuli quando votò e vinse quelle elezioni, oppure in Basilicato in Sardegna, non ne parlano le TV nazionali, non votano i comuni, non si parla dei sindaci, dateci una mano tutti perché noi abbiamo bisogno di vincere, ma anche di vincere bene, per aprire una nuova stagione dopo la lunga stagione di Errani e provare, ripeto, a governare bene e a ridare
dare speranza all'Emilia Romagna. Grazie. Thank you.